Cerchiamo di camminare con l'espressione di una chiesa samaritana che sta attenta ai giovani bisognosi, quella porzione privilegiata che sono i bambini e gli adolescenti poveri. Così il superiore generale della Congregazione dei Figli di Maria Immacolata, lo spagnolo padre Riccardo Pinilla, saluta il cardinale Scola e idealmente tutti i fedeli riuniti in Duomo per la celebrazione eucaristica di ringraziamento in occasione della canonizzazione del fondatore, proclamato santo il 16 ottobre 2016, Lodovico Pavoni. Uomo precursore dei tempi, visse dal 1784 al 1849, per il suo carisma di carità coniugato con il lavoro, in un'epoca difficile, sottolinea l'arcivescovo, che presiede la messa. Un momento significativo, insomma, non soltanto per la congregazione e per chi negli istituti degli artigianelli, così come sono noti nelle terre ambrosiane lombardi, pavoniani, è cresciuto e studia, ora lavora e vive. Come nella scuola e nelle case famiglia di Milano, nelle due di Monza, qui si aggiunge anche una residenza universitaria. Fu testimone degli sconvolgimenti sociali ed economici causati dal primo diffondersi della rivoluzione industriale. In questo travagliato contesto, lo spirito, attraverso il carisma donato al nostro santo, fece brillare la creatività della carità e la fecondità della sua passione educativa. Dalla liturgia appena proclamata con la parabola del padre misericordioso, il figlio il prodigo, il cardinale trae quelli che definisce spunti attuali anche per l'oggi. È impressionante la consonanza con l'impostazione dell'opera educativa di San Lodovico e dei suoi figli. Egli, si legge nei documenti e cito, raccomandò che i figlioli poveri, abbandonati dai genitori e più prossimi parenti, trovassero nelle sue case tutto ciò che hanno perduto, non solamente un pane, un vestito, un'educazione nelle lettere e nelle arti, ma il padre e la madre, la famiglia di cui la sventura li ha privati, e col padre e la madre, la famiglia, tutto ciò che un povero poteva ricevere e godere. E se, come dice la lettera di San Paolo ai Romani, non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo, la possibilità di un rinizio è sempre possibile. Ne era convinto Pavoni, che con 40 anni di anticipo sulla Rerum Novarum di Leone XIII, sottoscrisse contratti di lavoro assolutamente all'avanguardia. Un contratto di lavoro a tempo indeterminato, connotato dalla difesa della dignità del lavoro, dal salario familiare, dall'assistenza nelle malattie, dal licenziamento solo per giusta causa e con preavviso, dalla partecipazione del lavoratore agli utili di azienda. Da qui la conclusione di Scola. La memoria di questo grande santo, nella sequela appassionata al suo carisma, offra a noi tutti un contributo per promuovere un nuovo umanesimo nelle nostre terre.